Scarpellini è una psicoterapeuta cognitiva comportamentale, anche lei docente alla scuola SPC e dà una formazione sul trauma con il dottor Martin Bowes dell'Università di Mannheim e con il dottor Van der Kolk, direttore del Trauma Center di Brooklyn. Intervento mentre Enrico Righelli è psicologo, psicoterapeuta del Centro di Salute Mentale di Cesena, nell'ASL Romagna. Ecco, l'intervento della dottoressa Scarpellini inizierà con trauma e psicosi, dalla valutazione al trattamento. Buongiorno a tutti. Nel pensare a questo intervento, le cose da dirvi sono molte, quindi ne abbiamo anche pensato di utilizzare un focus forse più sul trattamento e su quello che oggi sappiamo circa il trattamento del trauma nella psicosi. Se c'è del tempo per magari le domande, possiamo dirvi qualcosa anche della valutazione che in questo momento, per essere più stretti, magari tralasciamo. Faccio una piccola introduzione sul concetto di trauma. È sicuramente un concetto a tutti noi noto, però è importante che capiamo di che cosa parliamo quando parliamo di trauma e soprattutto lo vedremo in termini di trattamento. Storicamente il primo autore che ci ha parlato di trauma è Pierre Janet, più di 100 anni fa, che già ha visto come il trauma fosse un evento che sostanzialmente sopraffacesse le capacità di gestire le emozioni che derivano alla coscienza, quindi già puntando l'attenzione a quelli che sono poi i sintomi dissociativi che ne derivano. L'attenzione nei confronti del trauma si ferma in realtà per alcuni anni ed è nel 1980 che il trauma entra nel DSM con il PTSD e l'introduzione del PTSD. Gli autori quindi si concentrano sul trauma e Judith Herman negli anni 90 pone molta attenzione alla sua definizione, soprattutto in termini di complessità dei sintomi. Quindi il trauma viene definito come il dolore degli impotenti, che io metto in netto perché questo è probabilmente quello che, come poi riprende anche Van der Kolk, differisce il trauma rispetto ad altri eventi stressanti. Il trauma è qualcosa dal quale non ci si può sottrarre, non si ha scelta nel trauma. Quindi Herman poi introduce il concetto di trauma complesso, differenziandolo da altre tipologie di trauma. Il trauma complesso, lo sappiamo, interferisce con la capacità di adattamento dell'individuo, interferisce con la costruzione dell'immagine di sé, può causare sintomi dissociativi. Conosciamo nei pazienti con disturbo border la difficoltà che questi pazienti mostrano nelle relazioni interpersonali, nella regolazione delle loro emozioni, nell'aggressività e nella rabbia. E quindi successivamente Gianni Liotti parlerà di sviluppo traumatico. Come diceva prima il dottor Caviglia, lo sviluppo traumatico è qualcosa di un po' diverso da un evento stressante. Lo sviluppo traumatico è vivere e crescere nel trauma in maniera ripetuta, cumulativa nell'infanzia. Quindi è qualcosa dal quale non ci si può sottrarre, nessuno può difendere il bambino che sta crescendo in quella storia traumatica. E lo sviluppo traumatico diventerà in realtà una risposta maladattiva alla sua storia di vita. Quindi la Herman, così come altri autori successivamente che probabilmente conosciamo, iniziano a parlare di trauma complesso come una possibile vulnerabilità transdiagnostica. Quindi probabilmente la diagnosi di PTSD non è sufficiente a raccontare lo sviluppo traumatico, prende in considerazione soltanto alcuni aspetti dell'esperienza traumatica. Questa vulnerabilità potrebbe rappresentare una sindrome specifica che, se riconoscessimo in quanto tale, porterebbe anche a un cambiamento a livello diagnostico e soprattutto a livello di trattamento. Quindi qui vi parlo di uno studio molto interessante e anche piuttosto recente perché è del 2009. Cloyter in questo studio prende 582 donne e 152 bambini. E va a vedere nelle 582 donne vittime di abuso fisico, sessuale, di neglect nell'infanzia, quindi provenienti da storie di sviluppo traumatico con un attaccamento disorganizzato, e anche vittime di forme di abuso in età adulta, come questi
queste storie traumatiche vadano a correlare con la gravità dei sintomi. E lo stesso fa per i bambini, che provengono da ben 7 tipologie di trauma. L'80% di questi bambini vittima di trauma multipli, quasi il 20% vittima di 6 tipologie su 7 di trauma. Le conclusioni che trae sono molto importanti e interessanti, perché nella correlazione statistica la presenza di trauma infantile e quindi di storia di sviluppo traumatico crea una correlazione significativa con la gravità dei sintomi. Questa correlazione si perde se si vanno a inserire soltanto i traumi subiti in età adulta. Quindi questo significa che non stiamo parlando di due cose diverse da un punto di vista quantitativo. Il trauma infantile è tanto, è qualitativamente diverso, perché non ha significatività con la gravità della sintomatologia, almeno in questo studio che secondo me è ben fatto e interessante. Quindi questo ve l'ho detto prima, fin dal suo inserimento forse la diagnosi di PTSD è limitativa quando iniziamo a parlare di sviluppo traumatico. Arriviamo al trauma della psicosi e da questo momento vi illustro i dati di ricerca di un progetto di revisione che ho avviato un po' di tempo fa e che si conclude quest'anno in un progetto proprio di ricerca con l'SPC di Ancona. E la prima cosa che ci ha abbastanza stupito, in linea con quello che diceva anche la dottoressa Pontillo, è che la letteratura riguardo è molto molto recente. Quindi siamo alla fine degli anni 90 con le prime osservazioni circa l'incidenza del trauma nella popolazione psicotica. Di 500 bambini osservati da Robbins, il 35% di coloro che in età adulta avrebbe ricevuto diagnosi di schizofrenia era stato sottratto alla famiglia per neglect. Il 35% di quelli che ricevevano questa diagnosi. Significa che se su 500 10 hanno ricevuto diagnosi di schizofrenia, di quei 10 quasi 4 aveva una storia di sviluppo traumatico, è più di un terzo. Cannon nel 2002 monitora le interazioni madre-bambino, quindi si occupa proprio di andare a vedere l'attaccamento, e nota come l'attaccamento disorganizzato dia una maggiore probabilità di diagnosi schizofreniforme in età adulta. Arriviamo al 2004 per arrivare a degli studi che hanno un rigore anche metodologico probabilmente migliore rispetto agli anni precedenti. In particolare ce ne sono due, quello di Babington, che ci mostra come le vittime di abuso infantile abbiano una probabilità 15 volte superiore di esacerbare sintomi psicotici in età adulta. 15 volte superiore, non è il doppio. E in particolare è l'abuso sessuale infantile quello che risulta maggiormente correlato. E sul fatto che sia l'abuso sessuale infantile ad avere una superiore correlazione al sintomi psicotici in età adulta, ce lo diranno anche altri studi successivamente. Quindi Babington dice, probabilmente dobbiamo interrogarci sul ruolo proprio eziologico del trauma nella psicosi. Janssen, sempre nello stesso anno, fa notare come ci sia proprio questa differenza a livello di gravità traumatica. Cioè, se le persone che hanno subito un abuso che gli definisce di media gravità hanno una probabilità 2 volte maggiore di andare incontro a psicopatologia psicotica, questa probabilità aumenta fino a 48 volte se c'è una storia di sviluppo traumatico, quindi se l'abuso è stato grave e perpetuato nel tempo. La probabilità aumenta di 48 volte. Io lo sottolineo perché quando io ho trovato questi studi sono rimasta abbastanza scioccata. Negli studi, poi ci dice Schaeffer nel 2011 da una breve revisione che prende in considerazione fra il 2004 e il 2010, la storia di abuso infantile risulta correlata ai sintomi psicotici. Brevemente vorrei dedicare spazio al fatto che non solo c'è una correlazione tra presenza di trauma e esacerbazione di sintomi psicotici, esiste una correlazione anche a livello di contenuto, quindi non solo la diagnosi stessa, ma anche addirittura il contenuto della sintomatologia positiva. Risultano correlati significativamente all'abuso voci che commentano, idee di riferimento, ideazione paranoidea, credenze relative alla lettura della mente altrui e in particolare le allucinazioni di tipo visivo. Anche qui continuiamo a rivedere un dose effect, cioè se i pazienti vittime di abuso sessuale infantile presentano allucinazioni nel 53% dei casi, questa percentuale sale a ben il 71% se i pazienti sono state vittime sia di abuso fisico che di abuso sessuale.
Quindi ritorna al concetto che il trauma ha un impatto più forte quanto più è stato perpetuato e grave. L'ideazione paranoidea è presente nel 40% di pazienti vittime di abuso sessuale infantile, e quindi tutte queste osservazioni provengono dagli studi di Reed, per chi di voi volesse approfondirli. Quindi il contenuto delle allucinazioni e dei deliri, secondo l'autore, è frequentemente collegato all'abuso stesso. Quindi, insomma, non trattare, non prendere in considerazione il trauma in persone che soffrono di psicosi forse potrebbe farci incorrere in qualche errore. Quindi, se il clinico non fosse costretto, alcuni autori ci indicano, dal bisogno di una nomenclatura diagnostica, della distinzione tra PTSD, sintomi dissociativi, psicosi, forse potremmo, in alcuni casi naturalmente, iniziare a pensare a quello che il paziente ci sta mostrando come derivante dalla sua storia di trauma, o comunque il trauma potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella sintomatologia che il paziente ci porta. Noi abbiamo inserito questa immagine che soprattutto ha il senso nell'innaffiatoio, cioè se il trauma corrisponde alle radici di quest'albero, le esperienze traumatiche sono la radice di una chioma fatta da tutta una serie di sintomi, compresa la dissociazione, compresa l'insonnia, compresi insomma tutti i sintomi da PTSD, la mancanza di un trattamento mirato per il trauma e soprattutto una diagnosi sbagliata continuano a perpetuare una sintomatologia che difficilmente potrà andare incontro alla remissione in maniera spontanea. Quindi, se il trauma complesso è un fattore di rischio così grave per l'insorgenza della psicosi, perché non è stato preso in considerazione? E qui ho messo alcune credenze circa al motivo per cui non valesse la pena prenderlo in considerazione. Primo, si potrebbe pensare che i pazienti psicotici non sono veritieri, d'altronde sono psicotici, come facciamo a pensare che ci dicano il vero, delirano? In realtà questo non è vero, cioè alcuni autori si sono presi proprio l'impegno di andare a verificare quanto la storia di vita raccontata da pazienti psicotici sia falsa, in realtà lo è quanto nella popolazione generale. Quindi, se crediamo alla storia di vita che ci racconta un paziente borda, possiamo credere anche a quella che ci racconta un paziente psicotico. L'adesione a paradigmi causali biologici, che oggi sicuramente abbiamo messo da parte, abbiamo un modello stress-vulnerabilità. Il timore di trattare il trauma del paziente, perché sono pazienti gravi, sono pazienti complessi, quindi iniziamo a pensare che trattare il trauma potrebbe significare riacutizzare la sintomatologia, esporli nuovamente al trauma per un'altra volta, quindi non parliamo sicuramente di una cosa semplice. Dovrebbe mettere in discussione la diagnosi, laddove ci sia una psicosi reattiva al trauma, allora forse dovremmo parlare anche di una diversa diagnosi. Alcuni non ammettono che la cosa abbia utilità, perché sostanzialmente il farmaco aiuta alla remissione sintomatologica, quindi perché andare a occuparci del trauma e della storia di vita. Però l'evidenza oggi ci indica che l'abuso infantile può essere un fattore predittivo nella psicosi, quindi non prenderlo in considerazione potrebbe essere un errore piuttosto grave. Andiamo nel vivo del trattamento. Chi ha provato ad applicare tecniche di terapia cognitivo-comportamentale al trauma è stato Muser per primo. Siamo al 2004, parliamo di 10 anni di storia sostanzialmente, quindi è una storia molto recente. In realtà il suo campione, composto da 108 pazienti, non è un campione di esclusivamente persone con una diagnosi nello spettro schizofrenico, è un campione un po' variegato, quindi fanno parte del suo campione persone in condizioni cliniche gravi, intendendo con esse anche disturbi border, depressione, quindi sempre sull'importanza della diagnosi non c'è un campione omogeneo. Mette a punto Muser un programma di ristrutturazione cognitiva e di esposizione prolungata in immaginazione per 12 sedute da vedere cosa succede dopo. Ansia e depressione hanno effettivamente un miglioramento significativo e quindi iniziamo a pensare che possa aver senso andare a trattare il trauma in queste
questi pazienti. FRUE è la persona che si dedica invece più nello specifico a persone con diagnosi nello spettro schizofrenico. Il suo campione di pazienti è molto piccolo, parliamo di 20 pazienti che hanno diagnosi di disturbo schizofreniforme e schizoaffettivo. Anche qui abbiamo tecniche di gestione sostanzialmente dell'ansia e della rabbia ed esposizione prolungata all'immaginazione. L'esposizione prolungata all'immaginazione è ritenuta dagli autori il fulcro del trattamento, andando naturalmente a esporsi alle vicende traumatiche. Anche in questo caso abbiamo un miglioramento di ansia, depressione, stima di sé che risulta essere significativo. L'autore non prende in considerazione post trattamento come vanno i sintomi psicotici. Questo è un po' strano, visto che ci si occupava di persone con diagnosi in questo spettro, ma magari verrà preso poi in considerazione da chi se ne occupa successivamente, che è un gruppo di olandesi. Sono gli unici che io ho trovato attualmente che si occupino del trattamento nel trauma della psicosi in letteratura. Questo gruppo di olandesi pubblica nel 2012 un articolo che è l'articolo per cui io mi sono fermata a pensare al trauma nel trattamento della psicosi. In questo articolo naturalmente vediamo il trattamento del trauma nella psicosi con l'EMDR, uno studio pilota. Mi ha abbastanza incuriosito il fatto che per la prima volta si utilizzasse l'EMDR in questa popolazione di pazienti. Vediamo gli assunti di partenza da cui partono gli autori. Molti pazienti con disturbi psicotici hanno subito esperienze di vita traumatiche, è quello che abbiamo appena detto, ok? Passiamo al punto 3 prima. Nel caso in cui la psicosi ricorra assieme al PTSD, vi è un rischio che i due quadri si influenzino e quindi aggravino sostanzialmente la sintomatologia stessa. Il punto 2. L'esperienza psicotica può configurarsi un'esperienza traumatica. Sulla base di quello che abbiamo detto fino adesso, il punto 2 sta parlando di qualcosa di un po' diverso in realtà. Cioè, al punto 1 abbiamo una storia di sviluppo traumatico che può incidere sia sulla sintomatologia a livello di forma che a livello di contenuto. Parlare di psicosi come evento traumatico naturalmente ci porta in un trauma semplice. E non è che non sia vero, perché naturalmente un paziente che arriva all'attenzione con un TSO poi riporta una difficoltà a integrare le memorie di quell'esperienza. Però stiamo parlando di qualcosa di un po' diverso rispetto allo sviluppo traumatico. Gli autori prendono 27 soggetti che hanno diagnosi sempre nello spettro psicotico, quindi non è che abbiamo diagnosi di schizofrenia, diagnosi variegate. Il trauma viene valutato con la CAPS, che è un'intervista per andare a valutare il PTSD sulla base dei criteri del DSM. Vengono sottoposti i pazienti a 6 sedute di EMDR di 90 minuti. Come fanno sostanzialmente? Cioè dove vanno a effettuare l'EMDR? Per ogni paziente loro prendono una linea del tempo, dalla nascita a oggi, e dicono: bene, dimmi tutti i momenti in cui le esperienze traumatiche che hai segnalato nella scala esistono, ok, e li segniamo. Come fare un'esposizione graduata? Mettiamo una scala sud, quindi un livello percepito di disagio, e iniziamo a fare l'MDR dal ricordo traumatico con minore attivazione a quello con maggiore. 6 sedute di MDR sono evidentemente nel caso degli autori sufficienti. Abbiamo un dropout del 18%, quindi sono 22 i soggetti che terminano il trattamento. Cosa succede come risultato? Benché non tutti i pazienti avessero sintomi positivi, quindi non sono pazienti con lo stesso livello di problematicità, la riduzione dell'intenzione delirante per chi la mostrasse si è mostrata piccola ma significativa. Quindi l'EMDR sembra aver avuto un effetto. Dei 22 pazienti, 8 avevano allucinazioni e di questi 8, 5 non le avevano più a fine trattamento. Gli autori concludono quindi che l'applicazione dell'EMDR in questa popolazione di pazienti sia possibile, sicura, efficace, non vada incontro, secondo loro, a tante controindicazioni. Nello studio degli autori non vengono specificate le storie di sviluppo traumatico di questi pazienti, cioè non sappiamo la loro omogeneità a livello di trauma, non sappiamo nemmeno esattamente dove si collocassero nello spettro schizofrenico a livello diagnostico. Vi porto brevemente uno studio successivo dell'anno seguente, di De Bont, che comunque fa parte dello stesso gruppo di ricerca.
Ve lo porto perché alla differenza rispetto allo studio pilota precedente di confrontare due tecniche, cioè l'EMDR con l'esposizione prolungata. L'esposizione prolungata sappiamo essere valida, efficace. Sull'EMDR non ci soffermiamo sulle sue prove di efficacia perché non abbiamo il tempo di farlo, però loro volevano vedere sostanzialmente se l'una o l'altra potesse risultare più efficace. Non trovano una differenza significativa. L'esposizione prolungata e EMDR risultano entrambe significativamente indicate, nel senso che diminuiscono nuovamente livelli di ansia, di depressione, alcuni sintomi psicotici. Quello però su cui io vorrei porre nuovamente l'attenzione è che gli autori in questo caso ci mostrano l'eterogeneità del loro campione. Quindi se ad esempio noi prendiamo la paziente numero 2 che ha 28 anni, ha una diagnosi di schizofrenia e un episodio traumatico di violenza in corso in età adulta. Questa paziente fa parte dello studio esattamente come ad esempio il paziente ultimo, 10, che ha 55 anni, 16 anni di trattamento, una diagnosi per disturbo psicotico non altrimenti specificato e una storia di abuso sessuale infantile, di abuso emotivo infantile. Quindi vuol dire che abbiamo un paziente con uno sviluppo probabilmente traumatico, che forse è un po' diverso rispetto alla paziente numero 2. Quindi non è detto che comunque il trattamento non abbia efficacia in entrambi i casi, però forse si potrebbe pensare a campioni un pochino più omogenei sia a livello diagnostico che a livello di trauma per capire eventualmente quale possa essere un trattamento funzionale, anche perché quando parliamo di sviluppo traumatico difficilmente possiamo dire di avere un pacchettino che funziona bene per tutti. Lo sviluppo traumatico è un po' diverso. Van der Kolk stesso ci dice sì, l'EMDR funziona, è efficace, sicuramente molto di più una storia di trauma semplice, quando abbiamo un incidente che è tutt'altro paio di maniche da essere cresciuti con un padre abusante. Quindi gli autori non si soffermano molto su questa distinzione, però secondo me questo è probabilmente non molto positivo in termini di trattamento. Quindi concludendo, i pazienti psicotici che provengono da storie di sviluppo traumatico meritano che sia presa in considerazione la loro storia di sviluppo, il loro attaccamento disorganizzato, perché non prenderlo in considerazione in realtà potrebbe far sì che la malattia o la sintomatologia si aggravi e peggiori. La terapia cognitivo-comportamentale oggi dispone di molte tecniche valide di utilizzo e che possono essere utili nel caso del trauma e quindi si tratta di capire davanti a quel paziente quale tecnica potremmo scegliere e naturalmente questo fa di noi dei clinici esperti che hanno nel loro bagaglio di conoscenze non una tecnica ma possibilmente una diversa competenza a seconda della persona che abbiamo davanti a noi. Però nel predisporre un trattamento non possiamo, a mio parere, far sì che PTSD sia una diagnosi che ci parla del trauma, appunto. Lo trovo altamente riduttivo. Lo sviluppo traumatico, il trauma complesso, così ben spiegato e raccontato da Van der Kolk e da Liotti, è qualcosa di un po' diverso di un trauma semplice, di un incidente. Non occuparci del trauma è qualcosa di grave. E questo per concludere con una frase di Francis Scott Fitzgerald, non trattare il trauma anche in questa popolazione di pazienti probabilmente non fa altro che risospingerli continuamente nel loro passato, esattamente come qualunque altro paziente in realtà. Vi ringrazio molto. Io vorrei ringraziare Leonora e approfittare della celebrità di Leonora per fare una domanda e anche riflessione insieme. Qualcuno di voi forse rappresenta l'incontro che abbiamo avuto con Gianni Liotti 15 giorni fa, credo, ad Ancona, dove si parlava di trauma in un'accezione un pochino più ampia, dove si diceva appunto che per poter parlare di trauma non c'è bisogno che ci aspettiamo grandissime cose, abusi sessuali, ma un ambiente continuativo di privazione di quelli che sono poi i bisogni dell'attaccamento, ma anche una frequentazione continuativa di una mamma depressa, di una mamma che ha un viso spaventante. Ecco, volevo dire se la vostra esperienza con la
psicoterapia è appunto questo tipo di trauma, cioè definire un attimo meglio, perché quando parliamo di trauma sì, è solito pensare a abusi sessuali o cose macroscopicamente grandi, però se cominciamo a considerare il trauma anche come qualcosa appunto a cui in modo impotente devo subisco per tutti i periodi della mia infanzia, comincia ad essere molto più frequente il trauma, se è l'essere esposti a un clima freddo, a una persona spaventante. Ecco, volevo chiedere a voi appunto un ampliamento della definizione di trauma alla luce di questo punto, il che rende ben più presente il trauma nella vita dei nostri pazienti. In realtà negli studi il trauma che è preso in considerazione è appunto l'abuso, no? L'abuso fisico, l'abuso sessuale, intendendo con esso naturalmente una storia di sviluppo traumatico, però clinicamente, e questo poi lo facciamo forse nella parte che abbiamo tralasciato in questo momento, cioè quella della valutazione, nella valutazione del trauma questo significa ricostruire proprio la storia in cui la persona è nata e cresciuta, compreso eventualmente una madre non abusante necessariamente a livello di violenza, però magari una madre maltrattante, non disponibile. Lo studio, quello del 2002 che ho citato di Cannon, in effetti va a vedere proprio la relazione tra lo stile di accudimento della madre, quindi una madre non disponibile, incoerente, e la maggior probabilità poi di andare incontro a una diagnosi di schizofreniforme. Quindi naturalmente nell'andare a ricostruire la storia di sviluppo e la storia di vita di questi pazienti è preso in considerazione l'abuso sessuale, l'abuso fisico, tanto quanto una famiglia maltrattante da un punto di vista psicologico, quindi una famiglia indisponibile. Non so se il dottor Mergalli voleva aggiungere qualcosa a questo. Ma io faccio qualche riflessione un po', io mi occupo di pazienti che afferiscono un centro di salute mentale, in particolare quindi persone che hanno diciamo, un livello di gravità abbastanza elevato. E quello che io trovo è che probabilmente noi siamo più attrezzati a sopravvivere a eventi singoli anche di una certa gravità e diciamo ad andare poi ad integrare questi aspetti, magari se siamo aiutati anche nel percorso clinico, mentre sono molto più negative quelle situazioni di trauma cumulativo, ripetuto, magari anche a bassa intensità, perché sono situazioni che scavano molto più lentamente. Quindi forse la differenza è che in queste situazioni continue noi non abbiamo la possibilità di sviluppare dei fattori protettivi, cioè la differenza, anche riprendendo l'intervento del professor Caviglia, cioè noi abbiamo un impatto sempre del fattore stressante con la personalità, quindi la differenza è se abbiamo avuto la possibilità o no di sviluppare dei fattori protettivi. E in molte situazioni ci troviamo che il trauma è un trauma accumulativo, magari anche a bassa soglia. Adesso io presenterò delle situazioni di traumi abbastanza pesanti che riguardano l'abuso sessuale, però se penso alla storia di alcuni pazienti, quando gli chiedi se ha avuto degli eventi particolarmente stressanti, magari in prima battuta ti dicono no, poi cominci un po' a sentire queste storie in cui cioè sì, però a casa mia, non so, gli chiedi come si festeggiava il Natale, ah niente, non mi ricordo che mia mamma senz'altro era sempre incazzata, un anno ha rotto l'albero di Natale perché aveva bevuto, oppure ci sono stato in ospedale e sono stata 15 giorni da sola, cioè si trovano delle storie spesso di trascuratezza e di deprivazione emotiva, quindi un po' è questa l'esperienza. Possiamo considerarlo comunque traumatico, ecco, quindi ampliamo la nostra visione di trauma, perché altrimenti rischiamo di avere in mente solo situazioni palesemente. Ci sono per esempio dei racconti fatti da pazienti sulle ospedalizzazioni, le ospedalizzazioni da piccoli, che sono fortemente traumatizzanti per il vissuto che
bambino si trova ad affrontare. Me ne vengono in mente due o tre raccolte che sono spaventose dal punto di vista della traumatizzazione, e spesso vengono anche queste non considerate, perché si considera che il contesto, per esempio, ospedaliero sia un contesto accudente. In realtà sono anche lì racconti molto traumatizzanti.